Il programma è offerto da Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Amici di Fiducia, appassionati di Palermo Calcio e di tutto lo sport palermitano, oggi più che mai ben trovati con una nuova puntata di Fiducia Rosanero Estate, il nostro approfondimento dedicato al Palermo Calcio e non solo. Oggi più che mai, ho detto qualche secondo fa, perché abbiamo un ospite che un po' riassume, raggruppa quello che è tutto lo sport palermitano. Do subito il benvenuto in trasmissione, per me è veramente un piacere ed onore averlo qui con noi, il presidente del consorzio Palermo al Vertice, Giorgio Locanto. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi e a tutti i vostri, grazie per l'invito. Allora presidente, dicevo, è un po' la puntata che possiamo definire quella che racchiude tutto lo sport palermitano, consorzio Palermo al Vertice, che ormai ad aprile scorso, mi dica se sbaglio, ha festeggiato 5 anni dalla sua nascita. Qual è il bilancio dopo questi 5 anni di vita del consorzio? Beh, soprattutto dobbiamo mettere in rilievo che in una città dove il senso dell'associazionismo non è proprio particolarmente sviluppato, già festeggiamo con tutte le massime rappresentative cittadine, è stato già un bel traguardo che ci ha portati, proprio per la forza che questa unione è riuscita a esprimere, ci ha portati a poter dialogare con le istituzioni e locali, comunali e regionali, bene, con un peso diverso, e ci ha permesso quindi di poter esporre e far conoscere a fondo soprattutto la classe politica e dirigenziale della città di Palermo, ma anche della regione siciliana, qual è la reale situazione dello sport palermitano e siciliano. Vedo dietro di lei un logo in bella vista che è quello del Telimar. E forse sì. È il pensare un po' al Telimar per la prossima stagione, quella 2020-2021, sarà l'unica società a Palermo che rappresenterà la città in una categoria di vertice nello sport nazionale. Abbiamo perso anche il basket femminile in questi ultimi giorni, è sicuramente una perdita importante pensare che soltanto la pallanuoto maschile sarà rappresentata a livello nazionale. Fa un po' riflettere sulla situazione dello sport a Palermo, in quello che è lo sport di vertice. Questa la dice lunga sul fatto che pur essendo tutti i presidenti delle società palermitane, ma non solo di vertice, ma anche non di vertice, fortemente appassionati, direi anche con una vena di follia, perché riuscire a mantenere in piedi delle società, chiaramente più difficile di vertice, a Palermo è sicuramente una impresa, è inutile che ci giriamo intorno. Per quanto l'amministrazione da diversi anni ci affianca e fa quello che può, fa la sua parte, ci auguriamo che quest'anno, così come è stato promesso tra l'altro, faccia veramente
perché si tratta di riuscire a far ripartire più società possibile. Tornando al discorso Telimar, che è rimasto purtroppo l'unico fiore all'occhiello di questa città, l'unica veramente che ci può permettere in un certo senso di illuderci anche di far parte, del gotha dello sport nazionale. Il nostro intento sarebbe quello di riuscire nei prossimi anni a portare più società in Serie A1. La nostra realtà purtroppo è quella che ci auguriamo e speriamo che questo piano piano, dopo anche un virus, di molte persone sia cambiata più verso le cose concrete, quali possono essere quelle dello sport, lo sport che permette fino al vertice. Quindi chi può nella città di Palermo e non solo ha le possibilità di poter affiancare le nostre realtà sportive economicamente e non solo, anche dando una mano dal punto di vista organizzativo o pensione del proprio, della propria, della conoscenza dei marchi, dei luoghi, delle nostre società sportive anche fuori dalla Sicilia, lo faccia perché questa è dimostrazione di vera sportività, attaccamento verso i propri colori e amore verso la propria città. Il resto sono chiacchiere. Ma qual è la situazione attuale dello sport a Palermo al netto dell'emergenza Covid che c'è stata negli ultimi mesi? Guardi, un pochino con l'aiuto, anche se non è stato esattamente quello che avevamo da parte delle rispettive federazioni, va bene, chi più chi meno a secondo il numero delle società iscritte, che abbiamo federazioni con poche centinaia di società, abbiamo altre federazioni con migliaia di società, per cui quelle diciamo più contenute nel numero delle società sono riuscite a dare, a garantire un sostegno nella riduzione dei costi del prossimo campionato più sostanzioso. Quelle federazioni che hanno migliaia di società chiaramente sono più in difficoltà e hanno potuto garantire diciamo meno sostegno. Però la verità è questa, che da quello che mi risulta dalle ultime indagini che ho fatto, ce la dovremmo fare praticamente con quasi tutte le società, tranne le eccezioni che abbiamo detto, quella pesantissima chiaramente del Verga, dell'ex squadra di Serie A1 femminile, che doveva essere veramente un altro fiore all'occhiello per la città di Palermo, con un gran c'era un'ottima dirigenza, un bel roster anche di giocatrici eccetera. Purtroppo è andata così. In extremis si è salvato il basket maschile, sarà una squadra, da quello che ho capito, improntata soprattutto su giocatori nostrani per la città di Palermo. A maggior ragione anche questo richiede un sostegno sia da parte del pubblico, da chi può dare aiuto, tutti più o meno nella stessa identica situazione. E anzi, diciamo, la verità, la realtà nostra è quella di società che cercano, pur mantenendo un livello medio, a livello nazionale, perché è difficilissimo andare oltre, va bene, anche questo comporta grandissime difficoltà. Però, ripeto, tranne un'eccezione o due, ce la dovremmo fare a ripartire, tutte le altre società dovrebbero riuscire a ripartire. Si parlava del green basket, si è rischiato forse per un momento di perdere completamente il basket a Palermo. Il femminile, ahimè, non è riuscito a confermare la 1. C'è stato per qualche settimana la sensazione che la società del presidente Mantia potesse anche non iscriversi in Serie B e a quel punto perdere anche la Serie B maschile per il basket palermitano sarebbe stato forse la mazzata definitiva. Non c'è dubbio. Praticamente scompariva uno degli sport nel panorama dei sport nazionali e internazionali, soprattutto chiuso, quindi da palazzetto. Pallavolo, pallacanestro sono gli sport principali, seguiti da pallamano e da qualche anno anche dal calcetto. Va bene, una città come Palermo poteva non essere presente almeno uno dei due settori di uno sport fondamentale come il basket. Anche se purtroppo il basket se già ha dei costi che sono molto molto alti, vengono subito, quindi una città di Palermo è ancora più difficile. Poi se si è collocati e si accetta di partecipare a gironi del nord, chiaramente immaginate da soli qual è l'incremento dei costi per poter partecipare a un campionato anche
segno livello, però sempre di livello nazionale, come il basket. Assolutamente. Tra l'altro, tra le società che sono entrate a far parte di Palermo al Vertice negli ultimi mesi ci sono anche il Palermo Calcio a 5, la SD Scherma Palermo, i Mustangs Palermo, ma soprattutto il Country Time Club, che forse è riuscito a portare a Palermo, anzi senza forse, è riuscito a riportare a Palermo il primo torneo di tennis al mondo post lockdown, e questo forse è uno dei più grandi fiori all'occhiello di Palermo del 2020. Ma io direi, intanto ho avuto il piacere di parlare con Oliviero Palma, il direttore, di questo formidabile torneo, in cui è stato realizzato questo torneo. Pensate che a Cincinnati era previsto a sua volta un torneo femminile di questo livello, è stato annullato dalla WTA direttamente perché non c'erano le condizioni di sicurezza che solo Palermo e la sua organizzazione, qui mi permetto, lasciatemi una piccola parentesi, di rinnovare a Giorgio, insomma le due anime del campo, di rinnovare i complimenti non solo per il livello del torneo, ma per l'efficacia dell'organizzazione che ha funzionato a 360 gradi. Quindi Palermo questa volta è riuscita a esportare delle immagini assolutamente positive, quali immagini sportive, ma anche una grande capacità organizzativa, unica società al mondo. Quindi ancora complimenti al Country. Ed è stato sicuramente il momento per portare il nome di Palermo in tutto il mondo, perché se ne è parlato dal New York Times fino all'India di questo torneo. Voi immaginate che nell'ambiente sportivo, soprattutto nel mondo del tennis, e sapete che è un mondo di altissimo livello, immaginate cosa ha significato finalmente poter parlare o trasmettere immagini. E questo è avvenuto a Palermo, quindi Palermo proiettata nel mondo, non con i soliti stereotipi, ma finalmente con immagini veramente belle di un bellissimo circolo, di una bella organizzazione, di una grande manifestazione. Presidente, tra quello che c'è scritto negli obiettivi di Palermo al Vertice c'è quello di un fronte comune per provare a cooperare con le istituzioni. Parlando di istituzioni, la prima cosa che mi viene in mente è l'impiantistica a Palermo, e sicuramente è un tasto dolente quello degli impianti sportivi in città. Cosa bisogna fare? Qual è la ricetta giusta per riprendere possesso e tornare a vedere quelli che sono gli impianti, la dico in questa settimana, passando da Viale dell'Olimpo per andare al Country? È un brutto scenario vedere tutti quegli impianti chiusi, poi c'è il velodromo che sembra pronto ma ancora non è stato messo in funzione, insomma un po' qual è la situazione. Allora c'è da fare un inciso che è importante, come sapete da pochi mesi è stato anche poco fortunato perché è stato nominato il nuovo assessore allo sport, ma è stato nominato appena prima della chiusura generale per il coronavirus. Malgrado tutto, essendo un giovane molto preparato anche sull'utilizzo dei mezzi moderni, scusate un attimo che chiudiamo, sì, essendo molto, molto preparato anche sull'utilizzo dei mezzi moderni, dicevo, va bene, e anche sulla comunicazione, abbiamo avuto subito un feeling eccezionale con lui. Perché sottolineo questo? Perché malgrado prima la delega allo sport l'avesse, con tutta la buona volontà del nostro sindaco, con tutti gli impegni che aveva, chiaramente non poteva dedicarsi quanto era necessario per risolvere le problematiche che abbiamo accennato sulla impiantistica sportiva. Oggi, avendo un referente che si dedica praticamente quasi esclusivamente a questo, abbiamo già sciorinato le problematiche, le abbiamo vagliate insieme, già si è riusciti, come avete visto, a risolvere la piscina scoperta e la piscina coperta, che rappresentava l'impianto sportivo più difficile da attivare sia per lo stesso coronavirus e quindi per le necessarie prese di distanza da tutte le regole necessarie, va bene, per poterlo fare funzionare. Ma adesso stiamo lavorando sodo con lui e con l'amministrazione per vedere per settembre di avere a disposizione gli impianti, seguendo chiaramente alla lettera i protocolli che sono suggeriti. Siamo
tutti. Adesso al più presto faremo anche qualche prova pratica, per cui ci rendiamo conto se va bene così o se ci sarà, se sarà necessario apportare qualche modifica. Presidente, le faccio le ultime due domande. La prima, per la sua PharmaSaber, si era chiuso un campionato un po' a metà, che sta facendo un grandissimo campionato. Cosa ci dobbiamo aspettare nella prossima stagione? E la successiva gliela faccio dopo. Guarda, per quanto riguarda la mia squadra, la PharmaSaber, come sapete eravamo secondi, ben lanciati verso i playoff, ma purtroppo con i secoli ma non si può raggiungere nessun risultato. Avevo una squadra giovane con l'aggiunta di un che servono esattamente proprio per equilibrare l'entusiasmo dei giovani, al massimo il potenziale dei giovani, e il mio roster che ho già riunito da tempo, non tanto per gli allenamenti ma quanto per vedere se erano disponibili a continuare per portare avanti e portare al raggiungimento di un obiettivo solido, lo stesso programma dell'anno precedente. Non mi hanno fatto finire di parlare, eravamo a fine maggio, una cena conclusiva, entusiasta, sono tutti quanti curiosi di riprendere esattamente da dove abbiamo lasciato, perché con l'aiuto dei nostri sponsor, sia i principali che gli altri, sono degli amici, degli sponsor, bene, cercheremo veramente di riprendere dove abbiamo interrotto, per vedere se possiamo toglierci qualche soddisfazione e portare a pallone il titolo di Serie A, che non ci sarebbe assolutamente male. Ci proveremo, vedremo. L'ultima domanda che la faccio su Palermo al vertice: quali sono gli obiettivi futuri del consorzio? Ma, guardate, il consorzio chiaramente, come avete accennato, praticamente ha aggiunto delle ottime reazioni giovani, va bene, alcune chiaramente ben considerate come il country, va bene, vuole praticamente completare il numero delle società di vertice, che ci siamo praticamente quasi, dare la possibilità a società non vertice, quindi tutorate dalle altre società di vertice, la possibilità di essere un po', diciamo, protette, se vogliamo, da noi, per poter arrivare finalmente a Palermo a sostenere economicamente sia le società di vertice, ma non sono di vertice, per poi allargare i nostri orizzonti verso la regione siciliana, che non può continuare a non assumersi per intero le proprie responsabilità. Abbiamo proposto un nuovo regolamento meritocratico per tutte le società della Liguria, siamo in attesa di notizie da parte del a che i fondi, che non possono essere quelli attuali, che sono modestissimi, sono quasi offensivi per la dignità di società che cercano di mantenere la Sicilia stessa ai massimi livelli nel mondo, oltre che Italia. Ci auguriamo quindi che il prossimo passaggio sia di una concreta collaborazione con risultati, ripeto, tangibili da parte della regione siciliana. Dopodiché noi continuiamo anche a operare al di fuori delle istituzioni pubbliche e stiamo lavorando anche sodo per poter portare a Palermo grossi nomi nel mondo che abbiano la sensibilità di capire che l'investimento fatto al nord è importantissimo, forse è più importante al sud, dove risulterebbe come una cosa assolutamente comune. Stiamo cercando i coraggiosi che vogliano contribuire sud e quindi anche attraverso lo sport. E speriamo allora che lo sport palermitano possa migliorare sempre più nei prossimi anni, tornare sicuramente a raccontare il maggior numero di società nelle serie maggiori dei rispettivi sport sarebbe la cosa più bella, già a partire magari dalla stagione 2021-2022. Sì, lei mi ha fatto una domanda prima dove io non ho risposto, adesso l'ho ricordato, del velodromo. Ebbene, spendere qualche parola per il velodromo. Il velodromo è pronto, quasi pronto, da più di un anno, come voi sapete. Già l'estate scorsa, che con un po' di terra che hanno messo a terra l'hanno utilizzato per manifestazioni canore, va bene, ha bisogno ormai soltanto della parte di rifinitura
della pavimentazione, quindi la messa in opera del tappetino, quello sintetico, che già è stato acquistato da tempo a Palermo ed è lì fuori, dietro praticamente al coso. Per vicine del comune che io non conosco, siamo fermi praticamente dal mese di ottobre-novembre, quando c'era stato promesso per l'ennesima volta che sarebbe stato pronto, cioè doveva essere pronto prima di dicembre. A questo punto, la missione, per ricordare il nostro assessore ormai, Paolo Camassa, va bene, Petralia, è a corrente di tutto in questo senso, speriamo che si possa sbloccare al più presto e a che le nostre società, a cominciare da quella femminile di calcio del Palermo, e poi il football americano, il rugby, compagnia bella, possano godere finalmente un impianto adatto per le esigenze di questi tipi di sport. Assolutamente. Grazie ancora, Presidente, per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie a voluto ai vostri. Alla prossima, grazie. Speriamo di vederci il Palermo, al più presto. Tifiamo sempre per lo sport. Grazie. Assolutamente, grazie ancora, Presidente, speriamo di poterci vedere presto anche di presenza per una nuova puntata e magari per aggiornarci ancora, magari ci saranno novità sugli impianti, su tutte le società del consorzio. Grazie ancora al Presidente Giorgio Locanto del Consorzio Palermo al Vertice. Si chiude qui la nostra puntata di Fil Rouge Rosanero Estate.